All'interno di 3ds Max Design possiamo caricare degli schemi predefiniti di visualizzazione delle impostazioni e dei colori dell'interfaccia. Per farlo abbiamo visto il menu Customize, Customize User Interface. Eventualmente possiamo caricare degli schemi già predefiniti. Assicuriamoci di cliccare sul menu a tendina e di aggiornarlo, poiché il percorso potrebbe essere diverso da quelli di default. All'interno troveremo dei file con estensione .ui che si riferiscono alle impostazioni dell'interfaccia grafica. Contengono personalizzazioni per quello che è il ribbon, le icone, i macro script collegati, le risorse e così via. Abbiamo un altro modo più intuitivo per applicare quanto appena detto. Customize, Customize UI and Default Switchers. Premendo su questa impostazione si apre una finestra che ci permette di avere una visione di quelle che saranno le impostazioni, o meglio le sottoimpostazioni, presenti all'interno delle varie configurazioni. Per ognuna di queste impostazioni sulla sinistra che riguardano le proprietà all'interno di 3ds Max, e quindi quei parametri che saranno attivati e disattivati di default, si trovano anche degli schemi di colore per l'interfaccia grafica. Generalmente io utilizzo la versione dark, poiché è più riposante per gli occhi. Durante una lunga sessione di modellazione di lavoro, la versione dark della user interface permette di riposare la vista. Quindi per tutti i capitoli successivi andrò ad utilizzare questa configurazione, impostandola qui da questo momento. Quindi premo su Set e così facendo le impostazioni verranno caricate. Premo su OK e volendo posso riavviare 3ds Max per applicare definitivamente queste impostazioni. Quando verrà riavviato, alcune icone perderanno dei colori e saturazione per entrare al 100% in conformità con questa tipologia di interfaccia grafica.